sostanza è quella del meglio. Italia 1, Impact Wise, Ivano Capari, Yanez, idem Di Piaggia, Hidalgo Jet. Chiaramente Hidalgo, netto favorito in questa terza del convegno. 200 metri prima dello stacco, l'allenamento va a completarsi, prende velocità la macchina. Lungo lo steccato Italia 1 rientra alla grande nei confronto di Yanez, a largo idem di Piaggia. L'inserimento di Impact Wise, mentre Italia 1 libera nel condurre. 13,5 per la Varen di casa Gallucci, che già al completamento quasi la piegata cerca di graduare, e Hidalgo punta in avanti. Cavalli davanti alle tribune, 400 iniziali in 29,3, Hidalgo gradatamente si porta su Italia 1. 600 metri di gara con Italia 1 che corre al comando in 43,6, si viaggia da 1,12,8, 14,6 di frazione. Italia, Hidalgo, Yanez, idem, Impact Wise. Si va al mezzo miglio iniziale in 59,2, 15,5 di frazione, idem prende la scia di Hidalgo. Tre pariglia alla chiusura del chilometro, piuttosto caliente, ma era normale, buoni cavalli, 1,13,8, 14,6 di frazione. 500 alla meta, i cavalli affrontano la curva finale con Hidalgo al largo di Italia 1. Chiuso per il momento Yanez, 14,1 di fronte, 1,28, 3 quarti di miglio. Italia 1 non scappa ancora via, Hidalgo al suo esterno, Yanez non ha spazio. Retta d'arrivo, Italia 1 al comando, al largo Hidalgo, allunga Italia 1. Scappa via il ragioniere! E ancora una volta ha fatto bene i calcoli Italia 1, mentre per il secondo Yanez rientra a Hidalgo. Signori, attenzione, 1,56,7, 1,12,9. Chapeau per questa Varen, i colori della giovane Italia, la gioia di tanti appassionati, ma soprattutto Mattia Orlando come training.